Benvenute e benvenuti, sono Andrea e questo è il podcast di Veri Democratici. Premesso che questo podcast lo covo da un po', in particolare per colpa di Facebook, che ho rinominato Fognabook per la qualità dei commenti. Roba da mettersi le mani nei capelli. Commenti che fanno venire il dubbio se il nostro ramo evolutivo sia quello buono rispetto a quello degli scimpanzé. Ma l'altro giorno, nel podcast su Burioni e il body shaming, anche YouTube non ha dato il meglio di sé, devo dire. Un video di 2 minuti e 20 secondi che è stato commentato senza nemmeno essere stato guardato per intero. Vero, turbato Thomas? Partiamo da un dato di fatto. Oggi il politicamente corretto è la sensibilità dominante. Vogliamo cambiare le cose? Va bene, anzi, benissimo. Ma il punto del mio podcast non era censurare Burioni, ma il chiedere di giocare lo stesso sport, di poter godere delle stesse regole. Se per convinzione o moda uno crede nel politicamente corretto, come fa il pretino che conduce Che Tempo Che Fa, Burioni non va più in quella trasmissione. Se continua ad andarci, pretendo l'onestà intellettuale di vedere altre voci non allineate al pensiero maggioritario. Poi torna a te turbato. Chiaramente non hai avuto la capacità di ascoltare 2 minuti, quindi non posso pretendere che tu abbia ascoltato i molti podcast palesemente pro-vax. Non pretendo nemmeno che tu capisca che si possa essere a favore dei vaccini schifando Burioni. E lo schifo come uomo, perché il problema non è che hai insultato una ragazza per l'aspetto fisico, ma è il farlo sapendo di avere a seguito una serie di imbecilli che nella vita sono dei senza palle, ma sul web diventano delle tigri e lui, quelle tigri, gliele ha lanciate contro. Anche in un'ipotetica totale libertà di parola, quella ragazza, pur potendo insultare liberamente Burioni, dicendo tutto quello che pensa dell'esimio scienziato, resterebbe una che usa la fionda contro uno che ha la bomba atomica. Di conseguenza parliamo di un bulletto messo in TV dalla politica renziana, quindi il peggio. Uno che senza merito è diventato il divulgatore della scienza, ma pretendo che tu non ti inventa cose non dette. Non c'è una singola parola che tratti di vaccinazioni, ok? Perché te lo dico chiaramente, in quel tuo intervento hai dimostrato di essere della stessa tipologia di chi parla di siero magico. Il fatto che tu sia una mela caduta nell'altra cesta non esclude il fatto che tu abbia un modo di pensare uguale al complottista Novax. Infine, se avete un qui sopra l'80, mettete un like e fate la carità, registratevi a questo canale che su 30 iscritti 20 arrivano dal podcast su Crozza. Se invece siete privi del pollice opponibile, c'è il dislike a vostra disposizione.